Buongiorno e buona domenica a tutte e a tutti. Questa mattina Palazzo Alfieri ad Asti ci ospita per la diretta dalla Duja d'Or. Sento una banda che suona. Cosa sarà? Andiamo a vedere. Questa è la sfilata ed è la sagra delle sagre astigiane. Era da tanto che non vedevo e sentivo una voglia di festa come qui ad Asti. Moto, furgoni, auto, pullman, non Euro 0, Euro meno 10. Ogni paese partecipante ha un proprio carro. C'è un carro magnifico che evoca la traversata dell'America di molti piemontesi. Da dove venite voi? A Zano. Voi state sfilando per la sagra delle sagre astigiane. Quanto ci avete messo per preparare questa scenografia? Guarda, io sono un figurante, io penso che lavorino da almeno un mese a questa scenografia, e di solito almeno tutto l'inverno, l'autunno lo preparano, e poi nelle fasi salienti, diciamo vicino alla festa, ovviamente intensificano, certo, i giorni di preparazione. Voi siete di? Cagliano. Cagliano dove? Cagliano si trova nel cuore del Monferrato, vicino a Moncalvo, ed è sulla strada tra Asti e Casale Monferrato. Dammi un bel motivo per andare a Cagliano. Assolutamente, perché è un paese molto bello, ha delle bellissime vedute sulle colline, si mangia molto bene e si beve molto bene. Grazie, buona festa, ciao. Grazie, ciao. Buongiorno, è una 600 meravigliosa, di che anno è? Del 1957. È sua? Sì. Meravigliosa. Euro meno 20. Proloco di Casabianca, dov'è Casabianca? Provincia di? Casabianca, frazione di Asti, a 4 km verso Asti Ovest. In quanti siete da Proloco? In Proloco siamo tantissimi, non so bene il numero, in sfilata siamo forse il numero più ricco, che siamo 96. Che cosa vuol dire far parte di una Proloco per voi? Vuol dire farsi tanti amici, tanta collaborazione, tanta amicizia, un gran lavoro, tanto gran lavoro, ma tanta felicità. Tanti uniti dal piccolo
che ha sfila per noi che ha 6 anni, il più piccolo, e quello più grande ha 88 anni che è un autista. Quindi senso di appartenenza e voglia, insomma, di creare qualcosa insieme. Voglia di stare insieme, voglia di stare insieme. Poi dopo 2 anni di chiusura pensavo ci avesse ammazzato, invece no, ce l'abbiamo fatta, siamo risaliti e siamo qua. Quanto ci avete messo per preparare questa scenografia? Poco da marzo per la sfilata. Da marzo. Buon lavoro, non grazie. Niente da contattare, da chiamare, tema, vestiti, costumi, materiale, tutto. La Proloco è così. Certo. Grazie. Come si chiama? Io sono Barbara. Grazie Barbara. Grazie, arrivederci, grazie. No, Castellero, dov'è? Qua vicino al paese più grosso che è Villa Franca, Balvinieri. Voi siete della Proloco di Castellero? Sì. Quante persone partecipano alla Proloco? Alla Proloco? Più o meno? Un centinaio. Almeno. Quindi su 280. Ok, del paese. Buon lavoro, buona festa. Grazie. La fantasia, la voglia di fare di queste persone che hanno creato un evento bellissimo, meraviglioso. Cunico dove si trova? È un paesino che si trova di fianco a Montiglio, nelle colline dell'Astigiano. Fate parte della Proloco? Sì. Quanti anni hai? 18. 18 anni. Per te che cosa vuol dire far parte della Proloco a 18 anni? Beh, vuol dire comunque dare una mano allo sviluppo del territorio, poter far vedere cose belle che appartengono al nostro posto e farsi conoscere. Quanto ci avete messo per preparare questa vostra presenza alla sfilata delle sagre? La nostra sfilata delle sagre si prepara per un anno, c'è un anno di preparativi, tra la preparazione del carro, selezionare i vestiti, certo. Mettere a posto comunque le casette che poi andranno portate dagli stand gastronomici. Quanti ragazzi e ragazze fanno parte della Proloco di Cunico? Della Proloco di Cunico fanno parte tantissimi ragazzi, una trentina. Su quanti più o meno? Un centinaio di persone? Sì. Grazie, buona festa, grazie. Ciao. La festa delle sagre a Astigiano fa parte delle iniziative della Duviador. Dal 1967 la Duviador racconta e rappresenta la storia, la tradizione e l'economia del territorio astigiano.